Giuseppe Tortorella e con me ci sta Raffaele Mignano, grande pescatore nel napoletano, e stiamo uscendo dal porto di San Nicola, fai vedere, e stiamo andando a Calata di Sole a cercare di catturare dentici in poca acqua, e speriamo insomma massimo 7-8 metri d'acqua. Infatti abbiamo montato uno schienalino e siamo pronti per queste esperienze. Andiamo a fare un'oretta. Aspetta che inquadro anche il mio socio Raffaele, eccolo qua. E oggi ha detto che se lo sente la cattura di un denti. Speriamo. Puzza di denti, ci può essere. Insomma, la serata è buona, c'è un po' di maretto, l'acqua l'abbiamo vista che insomma un po' di visibilità ci dovrebbe essere. E vi facciamo sapere più tardi com'è andata. Ok, ciao. Della serie pesca in acqua bassa, qui mi trovo su un fondale di circa 4 metri, è calata di sole, quindi è un orario che è molto probabile trovare identici in poca acqua, soprattutto in periodo invernale. Avevo visto un bel sarago, però anche più in alto, ma la telecamera era inclinata male, quindi avevo visto un'orata molto grossa davanti a me, e mi giro sulla destra e trovo ricciole, dentici, orate, tutti i pesci di 2 kg. Solo che erano un po' lontane, allora mi rigiro verso l'orata, ma non la vediamo perché è troppo alta, e mi compare all'improvviso questo dentice, un denticione bello grosso, che lo sparo mentre cammina e lo scolpisco male sulla coda. Ero sceso e avevo il fucile caricato non al minimo, ancora di meno, e quindi ho detto mo lo perdo, l'ho preso proprio in coda. Ho lasciato il fucile e praticamente il dentice non riesce ad andare via, ma ho paura di perderlo e quindi mi riscaravento, sfortunatamente erano 4 metri, sul fondo, e lo afferro con le mani, mettendo le mani nelle branchie, e torno sopra tirando il filo con forza. Arrivato sopra, praticamente mi accorgo insomma della cattura fortunata, perché non l'avevo passato, è solo una lettera lì all'interno. Ragazzi, è andata bene, forse un poco un po' di culo, diciamo, un po' di fortuna per non dire altro, e il dentice è stato preso male, è stato preso in coda come vedete. E comunque il TRX si è comportato anche oggi egregiamente. E che vi devo dire? Buon mare a tutti, alla prossima!